oggi siamo su un nuovo episodio del Non ce ne frega un c***o. Però è come burro per Miracle Blade 3. Bella, io sono Nate. E io sono Brian, oggi siamo tornati di nuovo. Perché? Perché oggi siamo qui? Perché, non lo so, fatto perché le cose le fai io non le so. Io ti so fare sul gaming, ma sul resto io non so cosa dire. Oggi siamo qua. Cosa guardiamo? Oggi siamo qui assieme per guardare appunto cose che l'uomo ha inventato e quindi le guardiamo assieme. Alcune molto singolari, altre alcune che non ce ne frega niente, ma comunque le guardiamo, facciamo tutta una cosa mista assieme, le guardiamo, alla fine le commentiamo con le reaction di quest'uomo. Vabbè, cominciamo subito questo video, non vai a challenge quest'oggi perché deve essere la migliore della serie, non mi chiede. E come possono lasciare mi piace oggi? Quest'oggi ragazzi il like potreste metterlo con il naso, visto che tantissimo non si mette like con il naso. Una volta fatto ciò, commentateci qua sotto con scritto IL NASO! IL NASO! Con quanti più o possibili, fateci capire che l'avete urlato. E il primo che voglio mostruoti è questo, il pen marker. Cosa sarà mai sto cazzo di pen marker? Is a fucking bullshit. No, è una penna che hanno fatto, no? Avete presente quando vi tocca? Porca troia, no? Dovete ricopiare e fare le tesine. Ah, le esatto, cose. Quando dovete tipo fare le ricerche. Vabbè, che fanno copia e incolla su Wikipedia. Quindi, sì, tipo, normale, mi sembra. Però, tipo, se uno dice io non voglio fare lì, voglio fare la ricerca sui libri, quante volte vi raspa il coso, tornare a scrivere tutto quanto al computer per fare una roba fatta bene, invece con questa penna pratica potete passarla sopra al libro e vi stampa sul computer quello che vede, in pratica le lettere, le cose, che cazzo fai. Praticamente ragazzi, in questo punto voi passando sopra le lettere lui ve le scannerizza direttamente sul computer, va tramite connessione USB o Wi-Fi e tranquillamente voi potete avere sul blocco note o di Word, quello che vi pare, le stesse cose che c'erano scritte sul vostro libro ma senza doverle scrivere voi al computer. Quindi e veramente queste cose non c'erano quando c'ero io a scuola, porca. E invece da sempre dopo, io che mi facevo quindi ricalda la tastiera, vabbè che ripeto, io andavo su Wikipedia, quindi a me proprio me ne frega niente. Bello di ritrovarsi però in classe in 10 con la stessa medesima ricerca uguale. Che bello, uguale. Bello. Ma comunque tornando a noi, questo era il primo era il primo che me ne guardiamo da 10 secondi. Ah, è disponibile anche su Amazon, se volete andare a comprare giù per fare il placement. Sì, così, non ci pagano. Non ci pagano niente. Non potete anche farlo. Esatto. Abbiamo urlato un poco, ho dovuto metterci un po' così in mezzo, ma ho detto di passare il volume. Qual è, fratello, la prossima? La prossima è questa, è una candela. È cosa, candela. Cosa ha di particolare questo coso di porta di candela? Che questa candela sbrodola giù per the cord, the vaso, and the vaso si riempie of the candela, and the candela alla fine... We have another candela. Noi abbiamo ancora candela. Io ti conosco, tu fumi candela. Abbiamo la nostra candela che si forma dentro questo tubo e di conseguenza risorge. No, possiamo ritornare via un'altra candela senza doverne comprare delle altre. La candela è infinita, no? Esatto. Che comunque sia, questa è la seconda edizione di cui non ce ne frega un cazzo, ma che esiste veramente e quindi ve la faccio vedere. Dico bene? Se avessi la patata sareste più contenti, ma in questo caso non ce l'ho, quindi ragazzi, ci arriviamo. Banane. Il prossimo io l'ho battezzato il pacemaker del cesso. Ma è un cesso. Ah, prendi, intasa il cesso. Bravo, quante volte? Invenzione che ti intasa il cesso. Esatto. Volete intasare il cesso, avete... Omo, quante volte non ti capita magari di andare in bagno dove essere fatto una mangiatona di lasagne con contorno di porchetta eccetera eccetera, vai al bagno, distruggi la latrina e quando tiri l'acqua viene sullo tsunami, no? Mai. Ok, ma in teoria mai, però c'è gente a cui capita e quindi in questo caso ti fanno vedere che loro piazzandosi sopra sto robo cinese o giapponese, ragazzi, per tanti non conosco, gente per il cesso. Io l'ho chiamato pacemaker per il cesso perché in questo caso, come vedi, lo piazzano sopra e cominciano a fare pressione. Ti prego, cesso, manda giù la mia merda. E dopodiché siamo pronti per tornare a farci un'altra cagata. Io non so voi, ma io quando andavo a scuola c'era da sottolineare qualcosa sui libri. Quando la professoressa spiegava, venivano delle righe più storte che vedete quando fanno camminare i drogati. Ma te sottolineavi anche? Capitato. Comunque in questo caso veniva delle righe. Adesso ragazzi, se avessi ancora dei quaderni o dei libri farei vedere delle cose storte come di, che cazzo, ma questo è un drogato marcio. E ragazzi, il mio dritto non era dritto, in questo caso girava come gli pareva. Hanno inventato questa specie di coso con le rotelle, come se fosse la bicicletta, no? Però c'è già la rotella, la birra, in modo che tu riesca a fare perfettamente una riga dritta. Esatto. Gli imposti la tua inclinazione e dopodiché riesci a fare delle robe che sono pazzesche. Sì, tagli anche la pizza dritta, quello lì. Cioè, se glielo metti in mezzo, se ne trovi uno, poi lo tagli in modo che ci vada dentro. Cioè, anche la mia storia. Passiamo dentro le mie con quello dopo! Andiamo col prossimo, che il prossimo cos'è? È la zuppa. Ragazzi, quante volte, no, vi capita di andare da vostro figlio a dargli la zuppa? La minestra, la zuppa, la minestra, la zuppa, la zuppa, la minestra, la zuppa!
quante volte vi capita di andare al vostro figlio, vostra figlia, vostro fratello, se avete un fratellino piccolo, a portargli da mangiare la minestra o qualcosa e lui ve la sbatte in faccia come vaffanculo, cioè, com'era il tavolo del tipo, sì, quando si incazza che vaffanculo, esatto. Hanno inventato una specie di aggeggio che permette ai bambini di non riuscire a rovesciare la minestra. In questo caso, come vedete da queste immagini, sono i bambini fieri che portano questo coso con la scodella ed è impossibile rovesciarlo. È proprio stato studiato per marchingegno, qualcosa che anche se provassero a capovolgere lei si tornerebbe a girare, perché la forza di gravità e le cose che hanno studiato su questa cosa, di quelle che non ce ne frega niente, però è una figata perché non rovesciano il cibo. La prossima è una cosa letteralmente inutile. Sono dei tappi per la birra, per ritornare a sigillare la birra. Ma sinceramente, guardiamoci bene negli occhi, ragazzi. Ma chi apre una birra? Ma chi è che la richiude? Chi è che la richiude? Ho bevuto un po', la metto via, per l'amor del cielo. E non è quasi una bestemmia. Quindi ragazzi, ve lo faccio passare velocemente, passiamo subito a dopo, perché è offensivo per quanto sono riguarda i tappi per chiudere la bottiglia dell'acqua. Prossimo. Ma io lo spazzolino ce l'ho, quello. C'ho lo spazzolino. Esatto, ragazzuoli, quante volte vi rompe le palle avere lo spazzolino che lo metti dentro sto cazzo di bicchiere, no? Perché hanno inventato gli spazzolini grassi, no? Quelli più ciccioni, e permettono di che figo! Spazzolino di restare. È fighissimo! Voglio quello spazzolino con la pancia, che bello. È grasso, però in questo caso ci permette di avere il nostro spazzolino per i cazzi nostri. Possiamo anche prendercelo di fianco al letto. È tipo una matriosca, cioè. Sta in piedi da solo, esatto. Vi consiglio solamente di mettersi il cappuccio sopra, perché se tipo magari vai in bagno, no, per lavarsi, poi starnutisce, cioè, ciao. In questo caso la leggenda va a puttane. Però l'hanno inventato, a noi ce ne frega il giusto, anche perché sinceramente io il mio spazzolino lo tengo per i cazzi suoi. Diversamente da ciò, è molto figo perché lo mettiamo in cima e non ci pensiamo più, non abbiamo i cazzi mazzi degli altri sul nostro spazzolino. E abbiamo uno spazzolino ciccione. Il prossimo, ragazzoli, è un'invenzione geniale, no? Quante volte vi capita di essere a scuola mentre il professore fa venire due marroni così, voi vi mettete sul banco così e buonanotte. In questo caso hanno inventato una cosa che mi permette di stare meno più dritti con la schiena, ovvero una schiena dormiente che ci permette, o nel caso in cui vogliamo andare sull'autobus o sul treno, oppure anche direttamente sul col banco, come cazzo si chiama, o la scrivania da lavoro, ce lo piazziamo, ci piliamo dentro le braccia e andiamo a dormire. Se lo fate a scuola è molto probabile che il professore vi rompa i coglioni, ma quella è tutta invidia, vi ricordo, è solamente invidia. E lo credo bene. Il prossimo è lui, il sushi bazooka. Questo è una figata pazzesca. Io lo volevo anche comprare solamente per il piacere di farmi il sushi, poi spararmelo in bocca direttamente. È una figata pazzesca. Questo ci permette, invece di avere tutto quel marchingegno che hanno per fare il sushi, questo si apre. Marchingegno, poi un tappeto. Sì, tappetino. Ma c'è da fare poi tutte le sue crisantemate, no? Metti in cima il riso, ci metti la roba, poi lo arrotoli, poi ci fai e i cazzi mazzi, quello che ti pare, no? Però viene buono. E viene buono, capito? Però con questo noi ci pensiamo dentro tutto il riso, lo ci pensiamo dentro anche sto condimento, no? I cetrioli, le carote, quello che vi pare. Se volete far vegan, altrimenti ci mezzo anche un filetto di stinco. Non esiste il filetto di stinco, ma va bene. Poi lo chiudete, spingete come se foste dietro a fare le robe e vi verrà fuori il sushi della Madonna. Vi piacerà. Il prossimo è questo, che è questo, è già più figo, non ce ne frega un cazzo, ma è figo. Figo del coso del bazooka sushi non ce n'è. Questo ci permette da bere anche dal cesso di un elefante, che questo lavoro ci sanifica l'acqua. Si chiama, ragazzuole, si chiama Life Straw e ci permette, appunto, guardate qua nelle immagini, i tipi bevono dai ruscelli, dal secchio con roba incerta dentro. Addirittura questi ragazzi bevono da questo fiume che è più sporco di non so cosa, senza avere problemi di colite. Ma così dicono, infatti. Ho letto anche su internet, comunque sembra una cosa certificata che appunto assicuri il fatto che ci purifica l'acqua. Il prossimo invece ci permette, no? Quante volte di versare la Coca-Cola nel bicchiere? Esatto, ma non come i soliti che versano del bicchiere di Coca-Cola. Ah, i poveri che fanno normale, cioè esatto, che fanno in modo classico. Noi del 1900. Esatto, noi facciamo come persone di oltre 2000, ovvero che andiamo a prendere the cosmo, che ci permette di usare la bottiglia come boccia di riserva e avere questo marchingegno che ci permette di cacciarci la coca nel bicchiere. Possiamo come fossimo il bar.
Ma noi andiamo avanti con il prossimo gol, magari abbiamo ancora un altro. Il prossimo cosa sarà mai? Cosa sarà mai il prossimo? Non lo so. È un pulitore di orecchie automatico. Invece di utilizzare i soliti cotton fioc per cacciarsi via la roba dalle orecchie, in questo caso abbiamo questo coso elettrico che sembra molto una trivella. Ce lo piazziamo dentro le orecchie e lui ci fa tutta la pulizia, evitando di utilizzare cotton fioc su cotton fioc, eccetera, eccetera, eccetera. Mentre The Last, l'ultimo of the lavori che abbiamo mostrato quest'oggi, è la droga. Non è la droga, non è la droga. È letteralmente la carta igienica in pastiglia istantanea, nel senso, quante volte vi capita di andare in giro e di avere un colpo di intestino così forte che in confronto Kim Jong-un lì, quello che è giapponese, è un giocatore di Lego, no? Aspetta un attimo, non è che te mangi la pastiglia e ti pulisci dal culo quella? No, e questa come funziona questa? Noi possiamo prenderci una compressa 2-3 dentro, magari in tasca, no? Così a caso. E quando dobbiamo andare magari in un bagno, può essere un bagno pubblico così, che non sappiamo se c'è la carta igienica o meglio, non vogliamo toccare come hanno toccato quegli altri, perché sicuramente sono grattati il culo. E ci fa schifo perché sono sempre più sporchi. Bravo, in questo caso, non appena la pastiglia va a contatto con l'acqua, si gonfia di acqua. Noi possiamo aprirla e ci salta fuori un foglio di carta grande come i rotoloni regina, no? Di una cosa così. Ci permette di avere un coso di stoffa, un coso di carta, no? Resistente e robusto, con cui possiamo finalmente soffiarci il culo. E appunto con questo avrete l'anno salvo e non dovrete girare per strada con un rotolo di carta igienica in mano. E niente ragazzi, con questo terminiamo con anche questo video. Dirci il vostro parere, cosa ne pensate, qual è stato quello che avete preferito. Se volete abbiamo Facebook e Instagram, scrivete tra i commenti come al solito. E che dire, qui da Flame e da Nex è tutto. Saluta. Inutile. Yo no, mai sposti, yo. Me llamo CJ, he vuelto a mi ciudad. Como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio. Han matado a mi madre, balas del adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets. Desde Rider, Big Smoke hasta Sweet. Cárgame mi M16. Voy a matar a todo el que se cruce como lo veis.